Rosario Balastro, presidente della Croce Rossa Nazionale, questa sera qui a Castellamonte per onorare i 41 anni di questo comitato locale. Un orgoglio per lei? Sì, un grande orgoglio, ha proprio ragione. Essere qui fra le volontarie e volontari del comitato a Castellamonte che servono questo bellissimo territorio è un grande onore. È stato un grande piacere avere cenato tutti insieme, come un po' una famiglia, come degli amici, perché poi questo è il bello delle nostre sedi. Cioè, quello che siamo qui pronti per servire i più vulnerabili, ma anche passando del tempo insieme. Diciamo che siamo cresciuti in questo modo. Io vengo da un'altra regione, vengo dal sud, ma ho le stesse esperienze, l'esperienza di una sede in cui sono maturato, sono diventato un uomo insieme ad altri volontari e altri volontari. Devo dire che averlo rivissuto è per me motivo di grande orgoglio. Qual è la situazione in Italia dei comitati locali e quindi dei volontari? Sono sempre troppo poco conosciuti. Girando per la nazione mi rendo conto che c'è una tale ricchezza di iniziative, di idee, di fantasia che hanno nel essere a disposizione del proprio territorio. E tutto ciò non sempre effettivamente forse passa in realtà come un messaggio. Lo dico anche al nostro interno ed è questo il motivo per cui ho preso la decisione di girare per il territorio nazionale, perché quando a livello nazionale si assumono le decisioni è bene essere davvero rappresentativi dell'intera nazione e di tutte le bellezze delle comunità locali. Poi del resto le difficoltà ci sono sempre, perché comunque la legislazione sul volontariato non sempre è veramente una legislazione di favore e quindi si fanno anche grandi sacrifici, però si fanno perché ci si crede. Qui in Piemonte, parlando quindi a livello regionale, c'è una carenza di medici nelle diverse ASL, nei diversi ospedali. Per quanto riguarda invece i volontari di Croce Rossa, qual è la situazione? Allora, la situazione è un po', il volontariato a livello nazionale di tutto l'associazionismo sta avendo dei momenti duri. Negli ultimi 10 anni si sono persi 1 milione di volontari. Devo dire che come Croce Rossa Italiana ancora teniamo il punto, quindi non abbiamo avuto questa emorragia, riusciamo a tenere i nostri numeri, siamo 153.000 più o meno in tutta Italia e quindi c'è una buona risposta, però non vogliamo sottovalutare quello che sta accadendo. La presenza del volontariato c'è, ma noi vogliamo attirarla ancora di più. E come? Dando delle opportunità concrete, perché poi chi vuole dare un'ora del proprio tempo, dopo il lavoro, la famiglia, lo studio, i propri hobby, vuole dare un'ora per una cosa concreta. E quindi stiamo cercando anche di studiare delle forme flessibili di volontariato che aiutino proprio la concretezza del servizio. Però il tuo comitato mi ha chiesto, e io l'ho fatto con grande, veramente convinzione, di filmare questa piccola dedica a Maestra Giuliana, tanti anni di servizio sulle ambulanze e da tempo artista indiscussa del comitato di Castellamonte. Grazie di cuore per tutte le grandi opere che hai realizzato e per quelle che realizzerà. E io a questo però unirò una medaglia di benevolenza. Wow. Voglio bene.